Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato vieni sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. La grande isola di Ischia, quando era il tempo delle grandi taverne, dei grandi night, dei personaggi VIP, allora c'era un tipo, una grande taverna, guardava tutti, ma che simpatico pubblico, ma che simpatiche persone, parlo per avvicinarmi perché filo queste, sì, sì. Con la signora Ida, Carlo Giuro Bettineo. Ah, eccolo il nostro, qual è la sua, me la faccia, ce ne sono due, numero 25, 20 o 25? 25. Ah, che bella, io le ho letto tutte quante. Quest'anno è veramente stata una cosa eccezionale e particolare. Il momento, diciamo, di aggregazione di questa poesia, dove il tema molto importante è stato proprio la pace, l'amicizia, l'amore, cose di cui abbiamo veramente bisogno ovunque noi possiamo, possiamo proprio esserci. Ricordo un film bellissimo, con il sorriso di un bambino può salvare il mondo. È vero, come ti chiami tu? Vieni qua con quei gatti di lunghi, come ti chiami? Francesco. E vieni qua vicino, vieni forte, al microfono, come ti chiami? Francesco. E me lo fai un sorriso come prima? Girati verso di là, un sorriso forte, i denti, voglio vedere, i denti, eccoli, vedi? Ecco, vedi? Sorriso di un bambino può salvare il mondo, ed è la verità. Il tema proprio prominente di questa. Noi veniamo dalla grande isola di Ischia, ormai è un'isola che è l'isola di Tifeo, l'isola per antonomasia proprio storica, circa 2 milioni di anni,
e c'è tutta una grande, grande storia. Io vorrei allora passare, prima loro sono due le poesie, allora uno le legge la moglie, giusto? La moglie e il marito. Facciamolo leggere mio marito. Allora ne facciamo una a testa. Allora lei legge, io codice 25. Posso cominciare io lei? Calogero Pettineo, nei momenti bui o te, si inarcano gli oscuri pensieri come chiome di salice piangente, quando l'animo afflitto perdente smarrisce il cammino in vicoli neri e cercano difesa i gesti perversi nella cara cometa a illuminare la via comportando il pianto della malattia, questo già ce l'ha da chi disapprova l'apparire diversi. Tenace, tra martello e incudine volitiva, mi sorreggi e mi scuoti, e la tua diversità colma i vuoti dell'abituale debole solitudine. Grazie amica mia, bella, un applauso, una bellissima poesia. A Calogero Pettineo. Non dimentichiamo stasera, appena fa buio, abbiamo uno spettacolo unico al mondo, le fiamme di fuoco che arrivano a Punto Dragon a 7-8 metri di altezza. Questi ragazzi rimarranno proprio impressi. Noi facciamo poesia, anche spettacolo. Allora, signor Pettineo, deve avvicinarsi a me perché abbiamo... Allora, vi passo lo scrittore. Creati uguali. Negare mai dovrebbe l'uomo all'uomo l'autarchia della vita, tenendo schiavo il pensiero nel gelo dell'ego, né mai pagare libertà dopo i sciolti nodi al ventre. E dove prevale l'infelicità cosparsa di parole che mutano ogni diritto, non rallentare mai l'andatura e lottare affinché il sole illumini ogni viso d'uguaglianza per la pace del mondo. Pierino, il tuo telefonino. Ciao ragazzi. Avete preso tutti i volumi diversi? Bene, grazie. Trovate anche i nostri indirizzi lì, se volete.